Ma insomma, se vivono emotivamente sicuramente male, perché vedere una città deserta in questo modo con un silenzio quasi irreale ovviamente stringe il cuore, però ovviamente viene fatto tutto questo per limitare più possibile la diffusione. Arezzo è ancora una città che sta reggendo bene, quindi è importantissimo che tutti si attengano alla normativa, perché in questo modo riusciamo poi a uscirne anche molto prima. Una città letteralmente trasformata, quella di Arezzo, come del resto tutta Italia, zona protetta. Già nella giornata del 10 di marzo sono iniziati i controlli sugli esercizi commerciali, principalmente bar e ristoranti, che dovevano chiudere alle 18. Ci sono già state alcune infrazioni, per il momento non sanzionate, ma dalla serata di oggi non ci sarà più alcuna pietà per coloro che non rispetteranno le regole. Ma ieri la polizia municipale ha girato per quasi tutta la notte. Inizialmente c'è stato un po' di problemi per vari motivi. Primo, perché tanti non avevano ben capito il decreto, perché di fatto parla di bar e ristoranti, però noi abbiamo attivato anche una parte più restrittiva per tutti quelli che riguardano le pizzerie al taglio, le gelaterie, anche perché se l'obiettivo è non spostarsi di casa e ridurre al minimo le zone affollate, è ovvio che una pizzeria al taglio, una gelateria al pari di un bar. Però dalle 18 in poi può essere fatta la consegna a domicilio, quindi si intende comunque che la merce viene portata direttamente a casa dell'utente, e in quel caso può essere tranquillamente fatta sia in modo diretto o attraverso le app che oggi ci sono in commercio. Nella prima giornata di controlli c'è stato un unico esercizio commerciale che all'arrivo della polizia locale ha chiuso e poi riaperto, ovviamente è stato fatto poi chiudere successivamente. Ma dalla giornata di oggi non ci saranno più sconti per nessuno. Qualcuno che sta un pochino approfittando della situazione c'è, però la polizia è stata bravissima, il primo giorno ha cercato principalmente di informare, ma da stasera saranno molto più aggressivi, perché diciamo non ci sono più scuse, ormai tutti hanno capito quali sono le attività da chiudere. E mentre l'Italia intera, quella che ancora lavora, aspetta con ansia un decreto che possa portare tutele a chi in questo momento sta soffrendo economicamente, i comuni intanto hanno sospeso i pagamenti della Tari. Allora, è stato rimandato il pagamento, ovviamente anche noi stiamo cercando un po' di aiutare le aziende che in questo momento sono fortemente in difficoltà. Dovremo, a mio avviso, tutti, a partire ovviamente dal governo centrale, poi passata questa pandemia, capire le macerie che sono rimaste, perché purtroppo io sono a contatto tutti i giorni con le attività commerciali e oggi sono veramente tutti in fortissima difficoltà. Vediamo cosa esce, perché a livello economico ancora è uscito poco, quindi molto è stato fatto a livello sanitario. Io credo che dovremo aiutare le aziende in tutti i modi, perché sennò veramente sono pochi quelli che riescono a superarla. Con un po' di aiuti, con un po' di agevolazioni, con un po' di ritardi, ma soprattutto col mercato che riparte, perché poi quello che chiedono le attività è che riparta questo mercato, secondo me la superiamo bene, però deve durare veramente poco. Quindi è veramente importante far sì che l'epidemia non si diffonda. Questo ci permette di ripartire in tempi brevi, cosa che al contrario ci fermerebbe le attività per più di un anno e sarebbe impossibile poi ripartire.